partita, la finale sarà la massima categoria maschile di 5.000 punti, tra breve per loro il passaggio numero 12 con relativo sfido della campana, da annunciare che dal prossimo passaggio numero 11 ci saranno punti validi per la loro classifica. Anche in questo caso è davvero un grande spettacolo poter vedere questo gruppo di concorrenti che hanno dei grandi potenziali, dei grandi maestri che stanno gareggiare in questo campionato regionale lombardo. Davvero la loro presenza gratifica questa manifestazione. Davvero grazie a tutti loro, i nostri ringraziamenti non saranno mai sufficienti, lo dico sempre. Allora, siamo pronti per assegnare punti, siamo a meno 11. Ha guadagnato due punti concorrente 970, Bossi Riccardo, ne ha guadagnato uno concorrente 950. Atleti che stanno viaggiando ad un ritmo che può dire davvero sostenuto, perché vediamo già affacciarsi all'uscita della curva pronti per affrontare il traguardo, le meno 10 troveranno nuovamente assegnati i punti validi. È già stato lanciato da lontano, stringere più punti. Ha guadagnato due punti, concorrente Silvio Paolo, numero 300. Anche c'è Paolino di Roma. Ha guadagnato il concorrente numero 102, italiano di Cuba. Questo dopo aver superato il traguardo di tutti i giri alla conclusione. Stiamo approssimando a grande velocità al traguardo di meno 9. 9 al termine, attenzione a 13 punti pari ancora per voi. Vai! Vai! Due punti al concorrente numero 102, Cagliari Lucca. Oh, vai, sia di Riccardo subito, sia! Che va! Un punto per il concorrente 315, Silva Paolo. Vai! Siamo a meno 8 dalla conclusione, ancora punti validi. Sta già arrivando la testa della gara per conquistare questi punti. Guadagna due punti la concorrente 970. Che devi stare davanti, lo devi fare Luca, questo è la prima, la seconda, la palla! Porta 4 punti da parte di Stato fino a questa punta della gara. Dai! La concorrente numero 102, che è Luca, ne deve fare anche lui, sarà 4 punti. Siamo in approfittare 7 giri dalla conclusione. Si ripete l'analoga situazione del passaggio precedente, quindi due punti ancora, il concorrente non 170 posti in campo. Stai sia e basta! Un punto per il concorrente non 102 che è Luca e i suoi 4 posseduti in quantità di precedente. Stiamo avvicinando a metà distanza, alla copertura di metà distanza, infatti tra breve avremo il meno 6 al termine. Guardate i punti, il concorrente 994, poi diciamo il suo 22 in questa gara, e dunque lo guadagna il concorrente 668, 668, Viale Mattia, il suo primo punto nel procedimento di questa prova, questo metà percorso, quindi meno 6, ma tra breve saremo già meno 5. Guadagna due punti, il concorrente 277, Grotto Alessio, anche per lui il migliore in questa gara. E ne guadagna uno, il concorrente numero 364, Quadrella Fabio, anche per lui il punto in questa prova. Si stanno suddividendo bene i punti in questa gara, fino al passaggio del meno 5, proprio perché a dedicarci c'è molto equilibrio all'interno di questa prova. Abbiamo diversi campioni, diversi grandi atleti, punti del meno 4, per fino a meno 1. Guadagna due punti, la concorrenza
164 ed un punto lo conquista il concorrente 277, troppo lento, per la comunità la quota 3 punti contestati. Questo dopo i 4 giri a termine della conclusione. Mancheranno 3 giri al termine sul prossimo passaggio. Guadagna 2 punti, concorrente 987, 987, e il guadagno è il concorrente 364. Al passaggio del numero 2 ha guadagnato 2 punti, concorrente 974, il 974 Vedone Marco, ed un punto ha guadagnato ancora il concorrente numero 987, Lazzarini Andrea, numero 2 sarà 3. Siamo all'ultimo giro della campana, gli ultimi punti volanti assegnati sul traguardo, poi lavorato sul traguardo finale. Grande equilibrio, davvero grande equilibrio. Due punti a concorrente 277, Brocco Renzo, numero 3, si porta a 5, ed un punto a concorrente 974, Vedone Marco, nel numero 2 si porta a 2 a 4. Noi abbiamo davvero l'infinità di atleti con 6 punti Borsa Riccardo, 5 punti Brocco Renzo, 5 punti Caglianuta, 4 punti Vedone, Quadarella, poi abbiamo la schiera, 3 punti, quindi davvero incerto, quindi bravissima questa gara. Sarà la volata finale, l'arrivo sul traguardo conclusivo a definire e a determinare l'ordine preciso e completo anche di questa gara avvincente, ben disputata, agonisticamente corretta da tutti questi consentitemi di chiamarli campioni che hanno regalato davvero una grande emozione, un bello spettacolo e hanno reso e glorificato con la loro presenza questi campionati regionali. Grazie davvero a tutti coloro che hanno preso il via. Partendo dalle prime gare di un pomeriggio sino a questo.